Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo. Tuttavia egli dice, ci chiediamo perché di queste specificazioni strane. Adesso ci diventa chiaro. Disse Adonai, il Signore, al mio Adonai, al mio Signore, siede alla mia destra. Questo è un salmo regale. Noi siamo nel grande cortile del Tempio di Gerusalemme. Qui c'è il Santo, dietro c'è il Santo dei Santi. Il trono del Re è lì. Quando il Re veniva incoronato, si cantava questo salmo. Il Signore, Yahweh, dice al mio Signore, il Re, siede alla mia destra. Chiaro? Ora, sentite il ragionamento che fa Pietro. Ripeto, per noi occidentali questo non è un vero e proprio ragionamento, ma per l'orientale sì. Quando nel Salmo Davide, che è profeta, ispirato, dice «Disse il Signore al mio Signore, siede alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello o come sgabello dei tuoi piedi», mentre questo testo narra un fatto, l'incoronazione del re, il quale, nei gradini che salivano al trono, aveva, non nel piano del gradino, ma nella alzata del gradino, aveva dei marmi incisi dove c'erano tutti i nemici del re. Allora il re, camminando, aveva i nemici ai suoi piedi, chiaro il concetto? Qui invece Pietro cosa fa? Fa la lettura profetica del testo e dice quel Signore disse a Gesù siede alla mia destra finché io ponga la morte e il peccato sotto i tuoi piedi. È una rilettura rabbinica che Pietro adopera, non è lui così bravo da inventarsela. Pietro prende dal patrimonio rabbinico e dice, voi la pensate così? Ecco, tiè, questo è successo a Gesù Cristo, proprio quello che voi pensate. Capite il ragionamento che fa? Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Messia quel Gesù che voi avete crocifisso. Se voi notate, è un discorso durissimo. Dice, siete dei pelandroni, l'avete ammazzato, sappiate che quello lì è il Messia, punto chiuso. Questo è fondamentalmente il concetto che lui esprime. In interventi successivi dirà, siete innocenti sotto il profilo di peccato perché non sapevate quello che stavate facendo. Siete colpevoli storicamente, perché siete voi che lo avete fatto. Ma sotto il profilo morale siete innocenti perché non sapevate quello che stavate facendo. Proprio avete fin dall'inizio della storia della Chiesa il principio della responsabilità morale fondato sul sapere quello che si fa. Tu sai che stai facendo il male? Sì, allora sei responsabile. Tu hai fatto il male senza sapere che fosse male, te ne accorgi dopo? Questo accorgersi dopo ti servirà per il futuro, ma non può essere criterio per giudicare il passato, perché tu ti devi giudicare per come eri nel momento in cui vivevi ciò che facevi. La scienza del poi, siamo nella linea della storia. Tu qui combini un guaio, ma non sai che è un guaio, impari a capire che è un guaio dopo. Da qui in avanti tu diventi responsabile se vivi quello stesso guaio dopo, ma sul guaio precedente non hai responsabilità morale perché non sapevi. E Pietro lo riprende.
E no, perché materialmente ci sono stati solo alcuni che lo hanno fatto fuori. Però di fatto tutta la folla ai piedi di Pilato dice il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Bisognerebbe parlare con loro, non lo so. Però da parte della comunità cristiana c'è questa visione chiara che dipende da Gesù Cristo, che la Chiesa poi riprende per la bocca di Pietro. Non sanno. In questo primo discorso non viene fuori questo elemento. Pietro però fa questi tre punti ben precisi. Questo è lo Spirito, questo è il Messia risorto e doveva risorgere perché è scritto «Tuo santo non vedrà la corruzione». Costui è il Messia che siede alla destra del Padre perché è risorto. Chiuso. L'ultima parte, e sono contento perché abbiamo un po' di tempo, ho fatto apposta a fare un discorso veloce sull'intervento petrino, l'ultima parte abbiamo una narrazione velocissima sulla conversione di queste persone e poi soprattutto abbiamo questo sommario. Le prime conversioni. Dopo questo discorso, che fondamentalmente in maniera molto fine è un discorso di accusa, cioè io vi dimostro che questo è lo Spirito, che Gesù Cristo è il Messia, che Lui è risorto. Però è un'accusa, perché guardate come si chiude il discorso. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Poche storie. È un'accusa esplicita. Risposta. Si sentirono trafiggere il cuore. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Questo fratelli risponde a quel fratelli con cui Pietro li ha interpellati. Ma ciò che a noi interessa è la frase, che cosa dobbiamo fare? Perché ci interessa? Questa mattina non abbiamo tanto tempo, ma io vi ho messo la citazione nel testo. Se voi andate al capitolo 19 del libro dell'Esodo, Mosè, per ordine di Dio, parla al popolo di Israele e dice: se voi volete fare l'alleanza con me, voi sarete per me un popolo privilegiato, un popolo di sacerdoti, eccetera, eccetera. La gente, per dire sì, siamo d'accordo nel fare questa alleanza con Dio, si esprime in questa maniera. Ciò che Dio dice, noi lo faremo. Quando un orientale dice io farò ciò che tu mi dici, vuol dire che è entrato in alleanza con l'altra persona. Questa frase non è una frase di pura pragmatica, di puro comportamento. Il bambino ha sbagliato, la mamma gli fa la ramanzina, il bambino dice, beh, adesso cosa devo fare? Non è questa la logica che sta dietro a questa domanda. La logica che sta dietro a questa domanda è la seguente. Abbiamo capito che dobbiamo entrare in alleanza con questo Messia. Cosa faremo? Quello che lui ci indicherà, noi lo faremo. Quindi questa frase indica che questi signori intendono passare dall'alleanza di Mosè, mediata da Mosè, con questa nuova alleanza che li fa diventare una cosa sola con questo Messia che è il Gesù che loro hanno ucciso. A Giovanni Battista. Esatto. Anche oggi c'è questa domanda che indica il desiderio di entrare in alleanza con Dio. Tenete presente
che sotto il profilo letterario storico-critico non è che Giovanni Battista abbia fatto sti discorsi. Ma questo è un piccolo riassunto di quale era il cammino catecumenale che la Chiesa di Luca faceva fare ai pagani prima di battezzarli. In questo cammino di preparazione, la Chiesa, anticipo la predica, la Chiesa voleva che i pagani avessero un fondamento di maturità umana. Garantito questo fondamento di maturità umana, si cercava di educare il catecumeno ad una maturità di fede. Sono due tipi di maturità diversi. Allora, la maturità umana in che cosa consisteva? In tre grandi punti. Il primo, la condivisione. La maturità umana è tale quando è capace di condividere. Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Il secondo, la giustizia. Ai pubblicani dice non chiedete di più di quanto è stato fissato. Quindi un uomo, una donna, per essere uomini e donne, secondo questa visione, è maturo quando è capace di condividere e quando è capace di avere come punto di riferimento la giustizia. La terza cosa che chiede è leggermente più complessa, perché può essere letta in più maniere. Sono i soldati che chiedono cosa dobbiamo fare. Qual è la risposta? E non estorcete, accontentatevi della vostra paga. Allora qui ci possono essere due letture, che di per sé non si escludono a vicenda, si capisce, ma quale sia la lettura di elezione, io non lo so. Il fine non giustifica i mezzi. Poiché tu sei soldato, sei più forte, non puoi, con un mezzo illecito, ottenere quello che vuoi. Per ottenere quello che vuoi devi adoperare un mezzo lecito. Quindi non può esistere la violenza e l'estorsione. Questa è una lettura. Allora si è maturi quando si sa raggiungere un fine con mezzi corretti. Si diventa migliori della classe studiando, non copiando. Mi spiego? Si diventa persone giuste perché ci si comporta secondo la legge, non perché si stravolgono le leggi. Mi spiego? C'è anche l'altra lettura, però. Siccome i due verbi sono verbi di violenza, Giovanni dice niente violenza. Ed è strano che lo dica dei militari. Perché sono i soldati. Ora, questi qui di per sé non sarebbero soldati veri e propri, sarebbero polizia, quello che noi oggi chiamiamo polizia. Avrebbero più un compito di vigilanza della pacifica convivenza tra i cittadini, più che fare le guerre, perché quelle le facevano i romani, non i soldati del Tempio o i soldati ebrei. Quelli avevano il compito appunto più di polizia che di vera e propria opera militare. Comunque sia, noi qui abbiamo anche il principio della non violenza. Tu puoi risolvere i problemi senza ricorrere alla violenza. Dunque questo che cosa dobbiamo fare è un tornare all'alleanza rileggendo l'alleanza in un determinato modo, nell'ottica di Giovanni. Nell'ottica storico-critica la Chiesa dice se tu vuoi entrare in alleanza con Cristo impara ad essere uomo, impara ad essere donna. Tre sono le caratteristiche umane fondamentali perché tu possa su questa tua umanità porre la fede cristiana.
La condivisione, la giustizia, poi la scelta dei mezzi corretti per raggiungere il fine, oppure la non violenza. Si possono mettere anche tutte e due. Naturalmente Pietro dice, perdonate, pentite dei vostri peccati, fatevi battezzare, quanti? 3.000. L'ultima parte del capitolo, abbiamo nell'ultima parte del capitolo questo sommario, che è forse il sommario più importante di tutto questo libro. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Questo è il sommario, perché dal versetto 43 al versetto 47 voi avete solo la spiegazione del versetto 42. Quattro dunque sono gli elementi che caratterizzano questo gruppo che noi chiamiamo comunità delle origini. La perseveranza in queste quattro cose. L'insegnamento, la didache degli apostoli. Per noi significa ben poco, per la Chiesa delle origini significava moltissimo, perché la Chiesa delle origini aveva solo due tipi di comunicazione verbale che riguardasse la persona di Cristo. Aveva il kerygma, che era l'annuncio nudo e crudo dei fatti che erano accaduti a Gerusalemme a chi non era cristiano. Questo è il kerygma. La didache invece è l'approfondimento di quei fatti per vedere se da quel fatto si possono ricavare orientamenti per la vita concreta. La didache sarebbe questo secondo elemento. Distinzione dunque fra kerygma e didache. Oggi noi chiamiamo la didache i corsi di teologia. Il secondo elemento è la coinonia. Questa è una parola un pochettino strana perché si traduce con comunione, sì è vero, ma che cos'è che vuol dire? Allora, per la comunità di Gerusalemme la comunione significava tutto ciò che possediamo è di tutti. Collettivizzazione dei beni di produzione, marxismo puro. Vi è chiaro? Purtroppo questa esperienza fallisce. Fallisce perché circa 20 anni dopo diventerà devastante a causa della situazione economica dell'impero. Inflazione galoppante, tutta una serie di sfortune, soprattutto nella zona della Palestina, della Fenicia, dell'attuale Giordania, Siria, perché c'è stata una carestia micidiale, e quindi l'Egitto ha dovuto in qualche maniera sfamare queste persone, prezzi alle stelle, e quindi questa comunità che viveva in un equilibrio precario nella situazione economica precedente, in questa nuova situazione si è trovata la fame. Paolo, che non ha mai chiesto alle sue comunità di vivere il comunismo, ante litteram, chiede a queste comunità di aiutare la comunità di Gerusalemme e nasce la famosa colletta piuttosto consistente di cui Paolo parla nella prima lettera ai Corinti al capitolo 16. Allora noi ci chiediamo, quella forma di Gerusalemme non è stata esportata nelle chiese pagano-cristiane. Nelle chiese pagano-cristiane questa comunione come veniva vissuta? In maniera un po' diversa. Nella comunità paolina la coinonia veniva vissuta attraverso il riconoscimento dei propri carismi e il riconoscimento e rispetto dei carismi altrui. Cioè la comunione non veniva vissuta con i soldi, anche se Paolo dice che i poveri bisogna aiutarli, ma veniva vissuta nella conoscenza di sé
e nel rispetto profondo di ciò che Dio faceva nelle persone degli altri. È una forma diversa di comunione. Quella è una comunione materiale, questa è una comunione, diciamo così, antropologica. Tu non mi sei simpatico, però io riconosco che Dio ha dato a te dei doni che per me sono importanti. Dio ha dato a me dei doni che per te sono importanti. Allora il legame che c'è tra te e me non è un legame di simpatia. È un legame di fede in cui io ti do ciò che Dio mi ha dato e tu mi dai ciò che Dio ti ha dato. E qui nasce, in questo scambio, nasce la comunione, che è una comunione di fede. Ripeto, non è emozionale. La comunione cristiana non è emozionale, l'agape non è emozionale. È una realtà che tu vivi in un dialogo profondo con l'altro, ed è un dialogo profondo che nasce da una fede, dunque da un modo con cui tu hai di vedere l'altro. E questo modo te lo dà Gesù Cristo. La frazione del pane, lo spezzare il pane, sappiamo che è l'Eucaristia. E qui viene nominato un elemento che oggi è caduto di moda, perché è stato preso in mano solo da alcuni gruppi. La preghiera. Oggi si prega poco, se non addirittura punto nulla. Non è esattamente una caratteristica che appartiene alla Chiesa, perché la Chiesa è data da queste quattro caratteristiche: didache degli apostoli, coinonia, frazione del pane, preghiera. Sulla preghiera potremmo fare moltissime riflessioni, ma teniamo presente un dato che non dobbiamo mai dimenticare. Io lo ripeto da una vita: se il Signore mi dà la possibilità di rimanere lucido fino alla fine della vita, continuerò a ripeterlo fino a quell'ora. Pregare non significa dire preghiere. Per l'amor del cielo, inchiodatevelo in testa. Il dire preghiere è una forma con cui voi potete pregare, non è l'unica. Quindi non dite, poiché ho detto un Padre Nostro, ho pregato. Fosse vero, hai detto un Padre Nostro, hai detto parole. Su questo non c'è dubbio. Parole sante, senz'altro. Hai pregato? Non lo so. Può darsi di sì, può darsi di no. Se voi venite nella mia università a Roma, c'è un bellissimo mosaico dove è scritto «Si cor non orat in vanum lingua laborat». Ecco perché il dire preghiere non è sempre automaticamente pregare. Noi sappiamo che la preghiera, così come ci è stata insegnata dall'esperienza biblica, è qualcosa di complesso. Ciò che è importante è la tua vita, è quello che succede nella tua vita, perché Dio non ha altro che la tua vita per poter comunicare con te. Ed è attraverso ciò che ti accade che Dio comunica con te. Dunque, la preghiera nasce dall'ascolto di ciò che vivi. Che senso ha che io abbia incontrato quella persona, che abbia vissuto questa esperienza, che abbia provato questo sentimento? Dunque la preghiera non è un qualche cosa dove tu accendi il registratore, oppure tu accendi la luce, oppure che ne so. Non è un qualche cosa di automatico. È qualche cosa che nasce prima di tutto da un momento di pausa, di silenzio, in cui tu rifletti su di te, non su Dio, non sull'altro, ma su quello che tu hai vissuto, perché Dio ti ha parlato su questo vissuto. Certo, sei chiamato a dare anche un significato a ciò che hai vissuto.
La risposta, che può essere domanda, ringraziamento, richiesta di perdono, lode, nasce da questo momento di riflessione. Allora dopo puoi adoperare le forme che tu credi più opportuno, le preghiere semplici, i salmi, la preghiera spontanea, il silenzio contemplativo. Capite perché il dire preghiere non sempre è pregare? Questo era ciò che vivevano nella Chiesa nascente.